Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con Dark Souls 3. Sono tornato agli archivi, dovevo essere andato all'altare del vincolo. Ho usato le anime che avevamo da parte, più una di quelle che avevamo trovato per poter fare un paio di livelli, e ho fatto uno di vitalità e uno di tempra. Quindi ora abbiamo sbloccato un ascensore che, se non ricordo male, stava qua. Se. Ok, perfetto. Così almeno ci rifacciamo in modo scioltezza questa. Scioltezza è una parola grossa. Ci rifaccio questa parte. Dobbiamo un attimo organizzarci perché, come detto, avevamo provato ad affrontare quello lì. In realtà stavamo ancora vestiti da barboni, quindi non era propriamente la cosa adatta. Però vediamo un attimo se noi siamo venuti da. Da lì eravamo saliti. Credo. Sapete che. Un momento. Scusi. Aia. Ok, mani. Non è morta ancora. Momento che sono rallentato. Tacci sua. Proviamo. Danno siamo lì, eh. E basta con. Occhio alla maledizione. Oh no, cazzo. Cazzo. Vai di qua. Abbiamo rischiato un po' tanto. Voglio semplicemente prendermi questo e uscire da qui. Magari senza abito da studioso. Già ce l'abbiamo attrezzato. Guarda pure questa. Come mai salire qui sopra, a parte per morire malamente. Danni, danni. Fatemi capire. Teorica, ok. Si può aprire. Scaglia di titanite. Poi, come detto, ricontrollo un attimo quella strada che. Ah, aspettate. Lì poi possiamo salire per prendere quell'oggetto che non abbiamo preso. E è la strada che avevamo fatto prima. Allora, poi proseguiamo di qua un attimo. Dobbiamo attrezzarci un pochino, vediamo se riusciamo a recuperare quell'oggetto adesso che l'ho visto, altrimenti rischiamo di dimenticarcene, visto che comunque qua ci siamo passati, dove abbiamo appunto affrontato la tipa. E c'è anche questo qui sotto. E in teoria ci dovrebbe essere quello all'angoletto lì sopra. Sì, almeno l'archivio ce l'ho. Cerchiamo di vedercelo per bene perché, come detto, non è semplice. Attiriamo troppo l'attenzione. Scaglia di titanite. Qui è dove eravamo già passati. Qui c'è il tipo che ci fa il culo. Quindi, magari. Perché questa cosa? Non lo so. Allora, questo cavaliere, se non sbaglio, non lo avevamo affrontato. Lo avevamo visto, ma eravamo scappati. Occhio cavaliere. Che si scivola. Sì, vabbè, ci siamo persi il drop, però almeno. Andiamo più avanti. Non è per sfiducia, ma. Io al massimo posso dare un'occhiata. Se c'è un muro illusorio, visioni di via segreta, ma via segreta non c'è. Va bene, almeno questa ce la siamo tolta. Ora, ritorniamo da dove siamo venuti e evitando magari sflesciate tra le chiappe. Sì, quei cazzo di cavalieri che ti congelano li stiamo evitando un po' tutti, ma.
Sono abbastanza incazzosi. Quindi, onestamente, opterei per evitarceli un pochino. Poi, aspetta, ci sono. No! Dai! Ok, vattene. Titanite scintillante più gemma raffinata. Aspettiamo un pochino perché voglio andare a raccattare anche quella cosa che è lì in fondo, ma vorrei evitare la maledizione. Anello di qualcosa. No, non abbiamo evitato la maledizione. Cazzo. Eravamo troppo sportiveggianti. Troppo poco sportiveggianti, magari. Però dovevamo recuperare quel qualcosa che è un anello. Ho visto solo del violaceo perché poi mi sono buttato in rincorsa. Tra l'altro, devo ancora vedere che cosa avevamo preso l'ultima volta. Quella volta che avevamo raccolto quell'oggetto in modo molto veloce. Devo rivedere il video perché onestamente. Porca puttana. Anello della pietra variegata ce l'avevamo preso. Aumenta resistenza a veleno, sanguinamento, maledizione e pietrificazione. Può darsi che sia questo? La colorazione sembrava questa e onestamente opterei per questo. Si potrebbe mettere, noi dobbiamo andare a riprendere prima le nostre anime, così cerchiamo di capire se usciamo da questa zona, evitiamo anche di metterlo. Scusa, non era caduto un altro, eh. Non abbiamo preso. Cappello da schiavo. Quello che hanno questi tipi. No, tanto per vedere un po' com'è, dov'è? Eccolo qua. Cappuccio da schiavo, occhio. Attivo dei passi. Ora riprendiamo l'ascensore e recuperiamoci le anime. Che non erano neanche poche perché qui si fanno un bel po' di anime comunque. Droppano parecchie anime. Non abbiamo neanche l'anello che ci aumenta il numero di anime droppate. Aumenta di pochino con quello, però comunque aumenta. Vediamo un po' di rieliminarci questi. Direi di sì, magari. Seppur non tutti, ma ok, è morto. Ma che cazzo, perché gli rimane sempre uno scudo? Tra l'altro vorrei capire se ho. Utilizzato. Se prima avevo la brace, forse sì, eh. La barra della vita era più lunga. Ora le nostre anime, cazzo. Sembra che abbiamo preso tutto. Possiamo uscire un po' alla luce del sole. Presumo sia solo questa la strada perché magari qualcosina ce la siamo persa all'interno, tra cui quel cavaliere lì. Però magari ci lo recuperiamo dopo. Per salire di livello adesso ci serve un bel po' di. Ci servono un bel po' di anime, quindi 26.000 non ci facciamo niente. Lì ci sono quegli spiccionamenti che c'erano anche. Riusciamo ad utilizzare la tecnica utilizzata anche. Sto cazzo. La distro.
rotolarli in faccia. Stamina un po'. Dai, carica sto stala. Aspetta, siamo troppo vicini al bordo. Non vorrei morire in modo brutale. Cazzo, ci rotola. Rotola. Perché quella cazzo di alata ci spacca la guardia. Ci spacca anche i denti. Tutto per questo drop. Un pezzo di titanite, no? Comunque, qua guardiamo bene se c'è qualche stradina, qualche cosa infrociata da qualche parte. La si prosegue per i tetti. Anche qua dove visto questo coso, non ho capito se si rianima. Occhio. E quello lì, quindi non si rianima. Bene. Ho fatto quello qua. Per vedere se ci ricolleghiamo anche da qualche parte. Da qualche parte ci ricolleghiamo e c'è quel sangue a dircelo. Ma siete morti per quello? Probabilmente sì, stava cercando di sfuggire e si è un attimo arrotolato su se stesso. Capita. Probabilmente è più incazzoso, non lo so. Non lo so perché non lo vedo questa. Non so dov'è Ciro, probabilmente sotto la sua ala o dentro il tetto. Allora, non so cosa ha fatto Ciro, ma l'ha fatto bene. Eravamo dentro il tetto. Probabilmente l'abbiamo stonato e gli ha fatto l'attacco potente. Quindi si è un attimo ingrippato col tetto. Cazzo. Ste puttane vanno sempre uno da un lato e uno dall'altro. Famo co... Cazzo. Occhio. Vattene a fanculo e muori male. No, l'altra mi ha fatta scappare. Aspetta. Chi troppo vuole nulla stringe. Come si dice? Fottuto gargoyle del cazzo. Aspetta, Ciro, che ci manca la stamina. Questo effettivamente rotolando quando gli sei sotto la pancia. Do cazzo vai però. No, però questa è ancora la zona di prima. Quindi là. Aia, aia. Sflesciata sui denti. Aspetta che non ti vedo più. Ok. Mi dispiace per quelle fottute lucertole, puttana Eva. No, sto cercando di capire se qui sotto ci siamo già passati o no. Non riesco a ricordare se è una zona già vista o meno. Qua ce le siamo giocate ste lucertole, puttana Eva. Erano... Aspettate, noi siamo passati da lì. Quindi qua sopra non ci siamo andati. O siamo passati da qui? Che avevo visto. No, qua non ci siamo venuti. E poi anche lì dobbiamo passare. Dobbiamo passare da un sacco di parti, no? Che ne so, io ci provo. No, qua non ci siamo venuti. Di titanite, sì, ma io volevo quelle lucertole che ci davano sicuramente i mortacci. Oppela, aspetta, curata titanite scintillante. Aspetta, erano due. E questa è una bella inculata, eh. Questa è una bella inculata.
perché per arrivare qua la strada è lunga. Momento ci ha rimesse le lucertolone, quindi lo so che arriva il gargoyle, ma cazzo. La luce è. Non lo so. Ok, vabbè. Il gargoyle ci sta aspettando qui sopra, presumibilmente. Ok, mi sono preso anche una brace perché effettivamente la barra della vita era un po' cortina. Questi ti danno due smandrappate e sei. Aspetta, c'è sta la lucertola. Luce. Aspetta, gargoyle. Grande giro. Olè. Vabbè, vabbè, ci sta, ci sta. Ci sta. Il problema in questi casi è che si perde il lock. Aia. Vabbè, cargo a sti cazzi. Se risali tu, è bene. Se no, arrivederci e grazie. Scusate. Lo so che sono anime, ma io mi devo recuperare le mie di anime che ho perso lì sopra. Ora, qua è già un po' più elaborata la situazione perché i gargoyle sono due. In realtà potremmo anche non lo so se possiamo scendere. Se riesco a rimanere all'angoletto, magari se la parata funzionasse un po' meglio. Vieni qua, no, io non mi affaccio perché. Capriola! Aspetta. Merda. Capriola! Capriola all'angolo. Ris. Cazzo. Ecco là. Però. Aspetta, Gargoyle, che qua la situazione è più chiusa del previsto. Ok. E va bene, ora. Dall'altro lato c'era comunque qualcosa da prendere, ma si scendeva sotto una balconata, quindi prima di farlo quello lì è il secondo, eh. Vabbè, aspetta, facciamolo prima a scendere noi. Mostaci, scusa. Aspetta, e loccami qualcosa, fai. Fai del tuo meglio. Oh, sì, l'abbiamo stonato. Perfetto, così ci piace. Grande giro, grande giro. Ora abbiamo già un po' di anime, che non è male. Qui, tanto per dare un'occhiata, per capire se c'è qualcosa da raccattare. Come detto, dall'altro lato, la strada con l'altro gargoyle, c'era una balconata dove si scende. Guardate che figata. Dove si scendeva. Però, se io scendo là, non potevo più risalire qui. Quindi, che dice il buono? Raver si è lodato il sole. Se lo dici tu. Il sole è eclissato più che lodato, ma va bene. È comunque una bella vista. Zanzaroni a parte. Ora, di conseguenza scendiamo qui perché c'è la vetrata. Non lo so perché dall'altro lato poi dobbiamo rifare il giro. Fatemi un attimo organizzare. Là. Capiamoci. Ah, ok, ho capito. Dovrebbe essere la parte che avevamo fatto prima. Yes. Vedete che c'era quello lì sopra che ci sputava. Noi siamo arrivati da lì. Quindi qui c'è la scala, possiamo scendere. Perfetto, perfetto. Ottima cosa, ottima cosa. Così eventualmente poi ci rifacciamo il giro per scheggia addosso di non morto. Perfetto, lì. Scala. Momento, perché voglio vedere anche qui se sul piazzaletto c'è qualcosa. Ci rifacciamo il giro e andiamo anche al falò, perché con 54.000 anime io un livellino lo farei. Qualcosa. Facciamo scendere la scala. Ok. Dopodiché. Ah, perfetto. Perfetto, forse una parola grossa. Grande giro incerato. Opela. Eh?
Aspetta. Se c'è un segno di evocazione, c'è anche l'inculata, quindi sperando che qui non ci siano troppe manate. Sto cazzo. Stanno sti nani di merda. No, perché ho visto lì il cavaliere. Se riusciamo eventualmente adesso a eliminarci questi, cavaliere compreso, che è incazzoso, per carità, è incazzoso. Stai attento su, ormai erano già scesi. Però magari potrebbero scenderne degli altri. Favo così. Anani, se scende deve spacca il culo, Ciro. Ora, zitti e stealth. Zitti e stealth. C'è qualcun altro lì, non lo so, ma zitti e stealth. Dai, che ce la fai, Ciro? Grandissimo, grandissimo. Un po' troppo. No, perché l'hai lisciato, cazzo? Aspetta. Cazzoso pure questo. Almeno se ci liberiamo questo andiamo là. Aia. Aspetta. Facci tua. Ok. Grande Ciro. Frammento. Titanite. Vediamo la balconata. Aspetta. È questa la balconata dove si riscendeva, sì. Ottimo, ottimo. Almeno ci evitiamo di dover risalire lì. Perché mi ero affacciato prima. Vedete, c'è il gargoyle che prima ho skippato. Cioè, ho skippato. In realtà no, era caduto, quindi. Problemi suoi. Ora, le 60.000 anime io le utilizzerei per fare un livellino. Perché, onestamente, prima di uscire. Qua che cazzo ne so. In questo caso la brace che aspettate a giovani ancelle, andatevene a fanco e basta, che cazzo. Quante anime mi servono? Adesso vediamo mentre scendiamo. 43.000. Però calcolate che ne abbiamo anche un po' da eventualmente da utilizzare nell'inventario, non so se ci arriviamo a due livelli nel caso. Ci proviamos. Vediamo un pochino, vediamo un pochino. Viaggia all'altare del vincolo e poi ci ributtiamo qui all'archivio centrale. Ora. Come detto, nell'ultimo livellamento, prima di partire qui, ho aumentato una stamina e una vitalità. Io quasi rifarei una stamina e una vitalità. Ora, prima andiamo di. Perché la vita, ok, è lunga quando abbiamo la brace, quando non abbiamo la brace, però ci inculano malamente. E la stamina noi la utilizziamo tanto. Ora ce ne sei 17. Puttana Eva. Me ne mancano 26.000. 27.000. Non so dove vedere quante ce n'ho, onestamente. Vediamo dalla vecchia. Ah, no, ce l'abbiamo. 28.000, ottimo, ottimo. Una che è grande anima di un cavaliere scoraggiato è questa, quindi l'ultima è la terza ultima, poi sarà la penultima comunque. Quindi andiamo con questa da 20.000 e quella da 8. Cazzo vado. Ci dovremmo stare. Dagli di vitalità. Un'occhiata alle armi anche la darei perché abbiamo trovato un po' di titaniti, un bel po' di titaniti. Anche se questa ci serve ormai la lastra di titanite. Quindi spadone doppio di Gotthard. Forse questa avevamo trovato che ci siamo sguisciati velocemente l'altra volta.
Questa per migliorare mi serve la lastra di titanite, quella di Iritil, e quella che abbiamo, lastra di titanite, quindi. Questi erano gli spadoni. Spadoni, ragazzi, non li uso perché è troppo lento. Proteinmi, Cioè, io devo certo. anche tenere conto della stamina che utilizzo, perché un conto che mi faccio è anche quello dei danni, tra virgolette, per secondo, nel senso che con lo spadone io in un tot di secondi riesco a fare magari due attacchi che mi tolgono tutta la stamina. Con una spada del genere faccio meno danno, però eventualmente riesco a farne di più di attacchi nello stesso tempo di un eventuale spadone. Quindi, però, certo, facciamo meno danno, però riusciamo eventualmente a non spendere tutta la stamina, perché con uno spadone due attacchi e non ho più stamina. Quindi se devo evitare un eventuale contrattacco, attacco del nemico, poi mi trovo in mezzo alla merda. Quindi di pari passo stamina che ci serve per fare più attacchi e vitalità che comunque ci dà un margine di, tra virgolette, di errore in più se ci colpisce qualcuno. Almeno abbiamo una vita un po' più lunga. Comunque, adesso strade a parte per mettere. Qui c'è ancora sto cazzo di ascensore che non funziona. Insieme a quell'altro che avevamo trovato l'altra volta. Forse, non so se siano collegati, se un giorno riusciremo a trovare la strada. E cos'altro? Guarda, sti nani de merda! Avanti. Toh. Calcio su in bocca. Aspetta, e qua la stamina, vedete? Sprecata perché ho fatto tutti attacchi alla cazzo di cane. Mamma. Grandissima. Baldracca. Ricordiamoci anche quel cavaliere incazzoso qui. Quelli ce li stiamo segnando. Sono tutti dello stesso tipo, della stessa razza. Cioè congelanti. E sono un po' figli di zoccola. Certo, come detto prima, l'avevamo affrontato anche con la tunica da studioso che ci proteggeva sta ceppa, però questi me li schippo volentieri, eh. Là. Facciamo così perché c'è sta la scala. Vabbè, non ce li schippiamo. Altrimenti non riesco a fare la scala. Faccio meno danni di prima. Allora, ci sta quello lì sopra. Quello. C'è la puttana troia di Eva. Vabbè, vaffanculo, va, Ciro. Questo è uno di quelli come pochi, eh. Guarda Cristoforo Colombo per fare una scalinata del cazzo. Sprecato 12 fiaschette. Vaffanculo, il cavaliere ci ristalla. Vabbè, lo usciamo qua, sti cazzi. Prima c'era un segno di evocazione, non che ci interessi il segno di evocazione, però. Qualcosa da raccattare? Sembra di no. Questo è preoccupante. No, qualcosa da raccattare lì c'è. Cioè, ci sta. Gente che combatte. Sto che prega. Sacco di spadaccini. Aia, quello ha rinforzato l'ascia. Cazzo, neanche ho preso quello che dovevo prendere. Vaffanculo. Cazzo, vai. Aspetta, una alla volta. Perché qua già ci sta il mago Thelma là sotto che ci sta lanciando. Occhio, questo ha messo il bonus all'ascia. È pure veloce. Sto cazzo prendo. Eccola là. Ha rinforzato l'ascia. Ha rinforzata malamente. Sai che tua madre è puttana, quella. La. Dovrei far cercare di fare l'attacco alle spalle. Ma che cazzo le fa attaccare alle spalle? Ci sta pure. Che là, è arrivato Zorro pure. Aspetta, Zorro. Segnami Zorro. Non faccio un cazzo, scusate, eh. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. C'è un limite per l'arrivo di sti fili di zoccola. A Zorro, che volevi fare? Il saltino, io non ci può sta. Vabbè, momento! Sì, vabbè, tutta la confraternita, dai, guarda quell'altro mago. Allora, tu sei un barbone del cazzo, quindi vattene a fanculo, almeno questo. Aia. Cazzo,
Capriola, Capriola, dall'altro lato. Ma se è morto, perché non posso? Allora, aspettate, perché qua quelli si sono bloccati. Non è vero, Zorro è riuscito a passare. Però ci sta la sedia col morto che... Vaffanculo, guarda sto Zorro de merda. Aspetta, fiaschetta. Allora, siamo entrati un po' in un loop pericoloso. Perché se io... Aspetta, Zorro è passato. Eh no, dai, ma che cazzo. Passa uno e passa il mondo intero. Avanti, do cazzo vado qua. C'è la puttana di Eva. Che non riesco neanche a fare un cazzo, tra l'altro. Cioè, il problema è che... Avanti. Cioè, è sinceramente veloce. Un backstep, no, eh. Sto cazzo. Perché c'è sta Zorro lì. Cioè, ci toglie tutta la stamina con un'accettata questo. Quindi andiamo di capriola e... Che cazzo te stai a curà? Aspetta, aspetta. No! Guarda sto figlio di una puttana maiala. E basta, Zorro! E che cazzo, vattene a fanculo. Guarda, Christian. Avanti. Sto cazzo. Questi ci aprono il culo proprio, eh. Allora, devo cercare di attirare questo che è quello che sta messo peggio. Ok, e un è andato. Ora vediamo il drop. Scudo dell'ala dorata. Zorro, tu mi stai sul culo, ma com'è poco. Che cazzo te fa? Se manco tu, che cazzo devi fare? Cioè, lo sa un pochino, però. Aspetta, guarda, il saltino de Zorro mi sta a copiare le mosse. Aspetta, perché sto a finire le fiaschette malamente. Occhio a Zorro. Questo si va a ripiare la salute. Tua madre in cariola. Questo si va a ripiare la salute. Aspetta, ma mi ha portato dal mago. E non ce l'hai più. Là. A Zorro ti dove fare il rifornimento. Aspetta che tra un po' non ce l'ho più neanche io. Riprovaci, riprovaci a prendere la fiaschetta. Do cazzo scappi, mo vieni qua. Ci ho messo una... Cazzo, una settimana. Attenzione, ha messo il doppio spawn. Quanta roba c'ha? È morto Zorro, ok. Ora c'è il mago. Onikiri e Ubadaki. C'ha pure il sushi Zorro. Allora, mago. C'ha la puttana di Eva. Cazzo. Vaffanculo, mago. Che cazzo? Cioè, ha fatto il suono del... Ah, è lui che mi para, non sono io. Mago, maga. Guarda come si para sta troia. E basta! Aia, aia, mo chi cazzo è? Bastone di cristallo del saggio. Dove sta quel figlio di troia? Ma questo forse era quello che aveva lanciato lei in aria. Allora, aspettate... Organizziamoci un attimo. Che cazzo, questi ci hanno lasciato il mondo e più, però. Tra l'altro abbiamo rifatto le anime per un altro livello. Praticamente. Sono cattivi però sti tipi, eh. Portacci loro. Dove? Ah, ok, erano questi. Poi ci avevano lasciato il bastone da maga. Quell'altro che cazzo ci aveva lasciato? Uno scudo. Del desiderio. No, non era del desiderio. Era questo qua. Dell'ala. Dell'ala dorata, sì. 102 più 15. Vediamo un pochino sto scudo. Pesa un po' di più. Ci protegge meno dal fuoco e dall'oscurità. 102 più 15. Potenza attacco. Beh. Ci sta, secondo me. Tanto comunque siamo sto cazzo. Possiamo eventualmente o mettere qualcosa di leggerissimamente più leggero.
O batterci nel cazzo e ci rimettiamo quello di prima. Anche se sta di fatto che noi lo scudo effettivamente non è che lo andiamo ad utilizzare così tanto, eh. Comunque, sta zona, in realtà con tutte le anime che ho quasi andrei a rifare un altro livello. Perché. Ah no, aspetta, prima mi voglio andare a prendere quella cosa là. Grande anima di un cavaliere. Qui c'era qualcosa infrociato. Sembra di no. Vabbè, vediamo un attimo se. Se c'è qualcosa eventualmente di utile. Ma perché io ho sempre paura di eventuali boss fight dietro l'angolo. Aspetta, c'è un ascensore. Ma momento, magari è proprio quello che riporta al falò. Sarebbe il top. Ma questi rinascono ogni volta i cazzi cavalieri dorati. E Zorro? Cioè, sono tosti perché sono tosti e bastardi, però abbiamo fatto un bel po' di anime. Se rinascono, magari potrebbe essere un'idea. Comunque sì, siamo tornati al falò e a questo punto direi anche di salutarci qui, ragazzi. Ci facciamo un livello. Ce la facciamo? Sì, perché comunque abbiamo un sacco di anime. Vedrò un attimo, ci penserò cosa aumentare. Noi comunque ci salutiamo qui con questo episodio. Abbiamo spippolato non tutto l'archivio perché vi ricordo che c'è ancora quel cavaliere. Io mi devo attrezzare con qualcosa contro il congelamento. Magari mi organizzerò con anelli e minchiate varie perché ogni volta che incontriamo quelli lì ci fanno malissimo appunto perché ci congelano. Quindi a questo punto direi che ci possiamo salutare qui. Mi raccomando. Fatemi sapere la vostra, se potete condividete anche questi video. Ciro, fai un saluto elegante. Fai un saluto elegante. Ci vediamo alla prossima, dai. Un saluto a tutti da Quel Taleale.